Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maglia scaldacuore che io ho deciso di chiamare maglia notti magiche. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato uno nuovo della Mistrico Filati che ho adorato ed è questo che si chiama Magia. Come potete vedere, ha dei colori molto brillanti. Il colore che ho scelto io è lo 06, che ha questa tonalità del verde con un po' di d'oro, è un po' dorato, è veramente spettacolare. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 250 metri ed è formato, scusate se vado a leggere ma non mi voglio sbagliare, da 50% di poliestere, 36% lana merino, 14% micofibra PC. Bellissimo, ci sono veramente tanti colori. In descrizione, come sempre, vi lascio il link del sito Un Centanno con i filati, da cui quindi potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Io vi consiglio anche lo sfumato del grigio e lo sfumato arcobaleno, sono veramente dei colori fantastici. Per quanto riguarda questa taglia, comunque, che è una taglia S, io ho utilizzato tre gomitoli lavorando con l'uncinetto numero 5. La lavorazione è semplicissima e forse avete anche un po' riconosciuto lo stile, perché la tecnica per lavorarla è la stessa che ho utilizzato quest'estate per lavorare la maglia Portofino. Ma a differenza della maglia Portofino, questa ha una chicca in più perché vedete sul davanti è incrociata, ma è incrociata anche dietro. Quindi è una maglia scaldacuore che posso considerare elegante, un po' se sotto, come in questo momento, mettete con me una fascia, ma è perfetta per essere utilizzata sia adesso, in queste, a fine settembre, inizio ottobre, con appunto un toppino sotto, oppure una maglietta a maniche lunghe, uno scalda, scusatemi, un coprispalle sopra a maniche lunghe. Ma è perfetta anche per quest'inverno, dove io la sfrutterò tantissimo, con sotto un bel lupetto a collo alto per rendere il vostro outfit, se così vogliamo dire, molto più elegante. La lavorazione quindi è semplice, però posso già dire che per le principianti questa maglia può risultare un po' ostica, un po' per le cuciture che bisogna fare e per capire bene come farle, e un po' per quando si va a lavorare la parte sotto il primo giro. Quindi mi raccomando, se siete delle principianti e volete comunque realizzarla, non esitate a scrivermi, io farò in tutti i modi possibili per rendervi la lavorazione più semplice possibile e darvi tutte le info che vi servono. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Un Centanno con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spiruzzare, e se avete acquistato il filato presso la merceria Coleti o sul sito Un Centanno con i filati potete taggarci o sulla pagina Facebook Merceria Coleti o su Instagram su Un Centanno con i filati, e su Instagram potete taggare anche me dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia scaldacuore io userò il filato nuovo della Mistrico Filati Linea Magia. Il colore che ho scelto io è lo 06, che è questo colore verde brillante che io trovo veramente molto bello ed elegante. Allora, la lavorazione si ottiene creando due rettangoli. Io vi farò vedere il campione per poter realizzare il nostro motivo. Vi dico già che in questo campione io ho montato 48 catenelle, mentre nel rettangolo che vado a fare io monterò 128 catenelle. La lavorazione si ottiene su un multiplo di 16, quindi mi raccomando, il rettangolo deve essere lungo che vi vada dall'avanti della vita al dietro della vita, quindi deve salire dalla spalla, cioè deve salire dall'avanti della pancia, mettiamola così, andare fino a dietro dall'altra parte. Quindi rendetevi conto un po', io mi sembra che mettendo 128 catenelle dovrei arrivare ad almeno 89 centimetri, forse un po' di più o un po' di meno, ma siamo intorno lì, e come lunghezza va bene. Quindi tenete presente di prendervi questa misura dalla vita in avanti alla vita dietro per poter capire quanto lungo fare il vostro rettangolo, tenendo presente che dovete lavorare su un multiplo di 16 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Allora mi alzo con una catenella, entro dentro la prima delle mie 100 delle mie delle mie 48 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. Poi
prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e nella terza catenella vado a fare 5 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 catenelle, entro nella quinta, realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Quindi questo è quello che faremo per tutto il nostro primo giro e andiamo a terminare il primo giro saltando poi 4 catenelle, entrando nell'ultima e facendo una maglia bassa. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Giriamo la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Andiamo nell'archetto di 5 catenelle, entriamo nella terza e realizziamo una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo dove abbiamo la terza delle nostre 5 maglie alte e facciamo una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo dove abbiamo l'archetto di 5 catenelle, entriamo nella terza e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e continuiamo a lavorare. Andiamo nell'archetto successivo, entriamo nella terza delle 5 catenelle, realizziamo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 5 maglie alte. Scusate, stavo tirando il filo. Quindi una, due, tre, quattro, cinque.
vado nella terza maglia alta, realizzo una maglia bassa, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo realizzo 5 maglie alte, 1 2 3 4 5. Vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo archetto successivo, entriamo nella terza delle maglie delle catenelle e facciamo una maglia bassa. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa, realizziamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Entriamo nella terza delle nostre 5 maglie alte, realizziamo una maglia bassa. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa, realizziamo di nuovo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nell'archetto di 5 catenelle, entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro, quindi gruppi di 3 di 5 maglie alte, maglia bassa, di nuovo gruppo catenella di 5, di nuovo due gruppi. Terminiamo il nostro secondo giro andando a fare 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro con l'uncinetto, entro subito dove ho la maglia alta senza fare la catenella per alzarmi, ma entro subito e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho il primo gruppo di 5 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho il gruppo di 5 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, si ricomincia da capo. Entriamo nell'archetto di 5 catenelle, entriamo nella terza e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo dove abbiamo il gruppo di 5 maglie alte, entriamo nella terza e facciamo una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Entro nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nell'archetto di 5 catenelle, vado dove ho la terza e vado a fare una maglia bassa. Sto quindi ricominciando da capo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho le 5 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro terzo giro. Termineremo il terzo giro dopo aver fatto le ultime 5 catenelle, entrando nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e facendo una maglia bassa. Adesso vi spiegherò come fare il quarto giro. Quarto giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi 1, 2, 3.
Prendo il filo, rientro dove ho la maglia alta e la maglia bassa e vado a fare altre due maglie alte. Una, due. Entro nella terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. E ricomincio, vado dove ho la maglia bassa, qui ne abbiamo fatte 3, ma qui siamo al centro della lavorazione, quindi questo è quello che faremo per tutto il giro. Quindi vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho le 5 maglie alte, entro nella terza, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. E di nuovo si ricomincia, quindi vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Entro nella terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza, realizzo una maglia bassa. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il quarto giro. Terminiamo il quarto giro andando a fare dopo la maglia bassa. Prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ho terminato così anche il quarto giro. Quinto giro. Senza far alcun tipo di catenella, vado direttamente dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi salto le altre maglie alte, entro dentro la maglia bassa e faccio 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, entro nella di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte e sto ricominciando da capo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nell'archetto di 5 catenelle, vado dove ho la terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa.
e di nuovo vado dove ho la maglia bassa, realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia bassa e ricomincio da capo facendo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Entro nella terza delle mie 5 maglie alte, cioè delle mie 5 catenelle, e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'archetto successivo, realizzo una maglia bassa entrando nella terza catenella. Allora, questo è quello che stiamo facendo per tutto il nostro quinto giro. Lo terminiamo andando a fare nella maglia bassa 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, quindi salto le prime due, entro direttamente nella terza e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Sesto e ultimo giro. Vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella maglia bassa di base e vado a fare altre 2 maglie alte. 1, 2. Entro nella terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado direttamente nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho le 5 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. E ricominciamo, diciamo, questo è quello che faremo per quello che iniziamo adesso e quello che faremo poi per tutto il giro. Quindi entro dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la terza delle 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho le 5 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. E ricominciamo, quindi andiamo dove abbiamo la maglia bassa, realizziamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nell'archetto di 5 catenelle, vado dove ho la terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia bassa. Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro sesto giro. Terminiamo il sesto giro andando a fare, dopo la maglia bassa, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a realizzare 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Quindi questo è il motivo che verrà... Aspettate che... Ecco. Questo è il motivo che verrà fuori ripetendo sempre i 6 giri. Vi faccio rivedere soltanto un attimo come rifare il primo, dato che qui abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali, però questi sono i giri che andremo sempre a ripetere.
quindi mi giro con la lavorazione e vado a ripetere il primo giro. Senza fare alcun tipo di catenella, entro direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo le mie 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho la terza delle 5 maglie alte, realizzo una maglia bassa. E ricomincio da capo, quindi 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza delle 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la terza delle 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi il primo giro si rifà così, se terminerà qui dopo aver fatto di nuovo maglia bassa, 5 maglie alte, maglia bassa, 5 catenelle, si andrà a fare la maglia bassa sopra l'ultima delle maglie alte e poi si ricomincerà dal secondo giro. Quindi sono 6 giri in totale che bisogna andare a fare. Io vi ricordo che ho montato 148 catenelle e che laverò il motivo e vi dirò naturalmente quante volte l'ho lavorato e poi andrò a fare un rettangolo identico. Poi vi farò vedere come unire tra di loro questi rettangoli. Ho finito il mio primo rettangolo. Allora, mi è venuto lungo circa 86 centimetri e 20 centimetri, così senza doverlo tirare, circa 20 centimetri invece di altezza, quindi ho lavorato il motivo per arrivare a 20 centimetri e per me va più che bene. Per una taglia M, secondo me dovete andare a fare almeno un motivo in più, perché vedete, io ho ripetuto 1, 2, 3 volte il motivo e poi sono andata a rifare i primi 3 giri, quindi diciamo 3 motivi e mezzo. Secondo me per una taglia M potete fare 4 motivi o 4 motivi e mezzo, quindi ripetendo i primi 3 giri del quinto motivo. Taglia L io vi consiglio di fare un totale di 5 motivi o 5 e mezzo, questo comunque dipende da quanto volete che la maglia vi scenda. Sto ancora ragionando sul fatto di volerci fare le maniche, quindi non ho bisogno che la maglia scenda tantissimo, per questo vanno bene aver fatto 3 motivi e mezzo. Adesso scusatemi, vado a fare un altro rettangolo uguale, quindi monto lo stesso numero di catenelle, lavoro per lo stesso numero di giri e poi vi faccio vedere come iniziare a fare le cuciture. Allora, ho terminato i due rettangoli e adesso vi faccio vedere come cucirli. Prima di tutto io li ho ripiegati su se stessi, facendo quindi combaciare in questa maniera i lati più corti sotto. E ho fatto la stessa cosa dall'altra parte. Adesso andiamo prima a cucire qui di lato. Ah, una cosa, io ho fatto in modo che le catenelle iniziali vadano verso l'interno, quindi io qua ho le catenelle iniziali e qua ho la fine del mio lavoro, quindi quando ho fatto i miei motivi. Stessa cosa qui. E adesso vado a cucire prima in maniera qui là, poi farò vedere come fare qui al centro. Per fare qui laterale io andrò a cucire, scusate, metto così vedete bene, eccomi, andrò a cucire dall'esterno verso l'interno per fino a cucire insieme avanti e dietro i 3 ventagli, lasciando il quarto libero. Quindi vedete, io ho questo scalfo, diciamo che cucio per circa 27 centimetri, quindi questo è lo scalfo che io lascio. Naturalmente voi potete decidere di cucire di meno e avere uno scalfo largo se non volete fare le maniche, però io vi consiglio comunque, a seconda della vostra taglia, di valutare un po' quanto cucire. A me lo scalfo, cucendo come vi ho detto, mi viene a essere circa un 15 centimetri avanti e 15 dietro. Quindi allora, quindi adesso andrò a cucire da questa parte e cucirò anche da quest'altra parte e poi vi farò vedere come andare a unire tra di loro queste la maglia avanti e dietro.
Allora, ho cucito lateralmente i miei due rettangoli, vedete qui ho la cucitura e quindi ho fatto lo scalfo per le maniche. Adesso vi faccio vedere come unire insieme i due rettangoli, ho fatto la stessa cosa anche di qua, come unire insieme i due rettangoli. Allora, come vedete io ho preso, una volta piegati, li ho avvicinati e poi sono andata a prendere le due parti avanti e le ho fatte combaciare un po' qui nell'angolo per 12 cm. Faccio così, così vedete bene. Vedete, da qui a qui sono 12 cm, l'altro rettangolo da qui a qui sono 12 cm. Quindi ho incrociato le due parti avanti per 12 cm e ho fatto la stessa cosa dietro. Vedete? Li ho incrociati e ho fatto combaciare 12 cm. Allora, prima che andate avanti, fermi tutti, 12 cm servono a me per stringere la maglia e fare in modo che questa parte di sotto venga adatta alla mia circonferenza, non, anche se vi arriva quasi alla vita. Dovete sempre considerare che adesso noi dobbiamo allungare la maglietta, quindi dovete considerare sempre i fianchi. Quindi è possibile che anche se siete una taglia S come me, o dovete incrociarlo maggiormente, quindi invece di 12-15 cm, oppure dovete farla più piccola, quindi invece di 12 cm unirne di meno e farne, non lo so, 10 cm. Quindi taglia M, taglia L, taglia anche XL, mi raccomando, fate come me, mettete i marcatori, iniziate da 12 cm se volete, mettete i marcatori sia avanti che indietro e indossate la maglietta e vedete come vi va. Non vi deve andare né troppo stretta perché altrimenti poi sui fianchi vi stringe, né troppo larga perché altrimenti fate un effetto un po' palloncino, quindi deve essere la, diciamo, una misura giusta, non mi deve stringere, non mi deve essere troppo largo, mi deve andare abbastanza bene, naturalmente considerando poi i vostri fianchi se li avete più larghi o più stretti. Quindi ripeto, iniziate montando, unendo 12 e centimetri e mettendo i marcatori e facendo la stessa cosa sotto, misuratela. Una volta avete capito quanto dovete andare a unire le parti, poi potete cucirle insieme sia qui che qui, e una volta cuciti vi faccio vedere come proseguire la parte sotto del nostro, della nostra maglietta. Allora, io ho cucito qui e anche da quest'altra parte, creando appunto quindi questo incrocio sul davanti e anche l'incrocio dietro. Benissimo, adesso andiamo a fare la parte di sotto. Io farò prima un giro di maglie basse. Mi raccomando, per fare il giro di maglie basse cercate di non andare ad allargare la lavorazione né di andarla a stringere. Gestitevi in modo tale che la maglia, che la circonferenza resti quella che vi serve. Naturalmente se invece volete stringerla un po', andate a fare meno maglie basse, se le volete allargare fatene di più. Io per iniziare a fare questo giro di maglie basse mi aggancerò di lato dove ho la cucitura laterale, lavorerò sempre con l'uncinetto numero 5 e vado a fare in questa maniera, mi alzo, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. L'unica cosa che dovete considerare, come dicevo, considerare è che voi quando andate a fare maglie basse contatele, dovete avere un multiplo di 16 in modo tale da poter fare poi la lavorazione che abbiamo fatto in alto. Quindi calcolate questo, adesso che andrete a fare un giro di maglie basse calcolate che vi sia un numero multiplo di 16 perché vi servirà per poter avere l'inizio uguale alla fine. Quindi io adesso vado a lavorare le mie maglie basse, quindi ho la maglia orizzontale, faccio una maglia bassa, ho l'archetto piccolo, vado a fare una maglia bassa, mi regolo un po' cercando di non stringere, di non allargare troppo la lavorazione facendo troppe maglie basse o facendone troppe poche, ma l'importante è che si abbia un multiplo di 16 maglie basse. Quindi continuo a lavorare in questa maniera. Terminato questo giro di maglie basse vi farò vedere poi come proseguire. Allora, io ho finito di fare il mio giro di maglie basse e ne ho fatte un totale di 96 ed è perfetto, dato che sto comunque lavorando con un centro numero 5, come vedete non ho né stretto né allargato la mia lavorazione, quindi è perfetta. Vi dico già che ho avuto un po' di difficoltà quando dovevo fare le maglie basse qui nella cucitura, però ne ho è difficile far entrare un po' l'uncinetto, ma con calma si fa, quindi non vi preoccupate se avete delle difficoltà quando siete qui nelle cuciture avanti e indietro, è normalissimo. Comunque, dicevamo, io sono riuscita a fare 96 maglie basse per un, che sono un multiplo di 16, e quindi posso tornare a fare il mio motivo e vi faccio vedere come fare il primo giro. Quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado alla maglia di base e vado a fare una maglia bassa.
prendo il filo e vado a fare 5 catenelle, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, prendo, salto 4 maglie basse, entro nella quinta e faccio una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, scusatemi, 4 e 5. Salto 2 maglie basse, entro nella terza e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 maglie basse, entro nella quinta e ricomincio da capo, quindi entro nella quinta maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5, salto 4 maglie basse, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro 2 maglie basse, entro nella terza, realizzo le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 maglie basse, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 maglie di base, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e sto ricominciando da capo. Quindi devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sono 2 archetti di 5 maglie, di 5 catenelle, una maglia bassa, 5 maglie alte e una maglia bassa. Continuiamo così quindi per tutto il giro. Ho terminato il primo giro, vi farò vedere come fa il secondo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le ultime 5 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza delle mie 5 catenelle. Mi alzo con una catenella, scusate, avvicino un po' la telecamera così vedete anche meglio. Eccomi. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 5 catenelle successive, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza delle 5 maglie alte, realizzo una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima. Terzo giro,
sì, scusate, sto terminando il secondo, sì, terzo giro, vado a fare con delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la seconda, a ritrovarmi dove ho la terza del gruppo di 5 maglie alte. Quindi vado a fare maglie bassissime. A questo punto mi alzo con una catenella, rientro dentro e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza del gruppo di 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, vado dove ho la terza del gruppo delle 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Vado nell'archetto, vado nella maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho la terza del mio gruppo di 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho il gruppo di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare anche il mio terzo giro, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima. Benissimo, adesso si ricomincia al primo giro. Noi prima quando facevamo il giro avanti e indietro i giri erano 6, ma adesso in tondo diventano 3 perché la lavorazione si sposta da sola, quindi non abbiamo bisogno di fare qualche cambiamento. Quindi vi faccio vedere subito come poter rifare il primo giro e poi faremo questi 3 giri per sempre. Io devo dire la verità, sto pensando se lasciarla una maglia o se fare un vero e proprio vestito. Adesso continuerò a lavorare, me lo proverò e semmai farò proprio una gonna, naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Comunque andiamo, scusatemi, e vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, scusate, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado direttamente dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Maglia bassa all'interno della terza catenella del gruppo di 5,
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro dove ho la terza delle 5 maglie alte, realizzo una maglia bassa e ricomincio 5 catenelle e si ricomincia dal capo. Quindi vedete, sono tre giri semplicissimi. Ecco, si è riuscito a vedere. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, se lascerò una maglia o se farò un vestito, e naturalmente vi dirò tutte le info dopo. Quindi adesso continuo a lavorare questi tre giri. Ho terminato la parte sotto, ho ripetuto il motivo per un totale di 4 volte, quindi 1, 2, 3, 4, e come lunghezza per me va benissimo, quindi la mia maglia si può dire che è terminata, perché comunque ho deciso di non fare alcun tipo di bordino da nessuna parte. La maglia viene bene così com'è, anche perché addosso cede, soprattutto scendendo sulle spalle, quindi è perfetta così com'è.